Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Allora, noi qui saremo pronti a colpire alla grande. Ve lo ripeto, Bari-Palermo-Roma è già in gioco. Eccola qui. Ve la faccio vedere. Ovviamente, eccola qua. Giocatina, vedete? 13.07.2023, Bari-Palermo-Roma. Il Bari-Cagliari sarà pronto dopo l'estrazione di questa sera. Cioè, inutile che mi mandate il messaggio. Mi dai il Bari-Palermo-Roma e il Bari-Cagliari? Perché lo sto di nuovo ripetendo. Ok? Perciò, tutti coloro che hanno questa previsione, stasera alle 21 riceveranno su WhatsApp la previsione Bari-Cagliari. Ok? Detto ciò, spero di essere stato chiaro. Chi vuole prendere queste due previsioni? Lui è in festa, messaggino su WhatsApp. Andiamo avanti. Allora, noi continuiamo questa bellissima previsione. Milano-Napoli col 48, 18, 48, 81. E poi un piccolo consiglio. Allora, ci sono quattro estrazioni a settimana. Quattro. Vuol dire che adesso recupereremo qualche colpo di qualche previsione, ok? Ma recupereremo in senso di settimana, non di colpi, perché i colpi sono sempre quelli. Io, quando vengo in diretta su YouTube, dovete capire che quando do qualche numero, questi numeri vengono poi portati a destra, a sinistra, ma com'è giusto che sia, ok? Ma guarda un po', dopo parecchi colpi, soprattutto di certe tecniche, i numeri vengono fuori. Guardate un po', vi faccio questo esempio, perché purtroppo è così. Allora, nell'estrazione del 30 maggio avevamo Palermo-Roma questo 50, doppio 54. Vedete? Dopo, estrazione successiva, usciva sempre su Palermo-Roma questo doppio 90. E io vi dissi, ragazzi, sono due numeri, vedete, che potrebbero uscire su Palermo-Roma. 54 e 90. Ok? Dopo, se non vado errato, uscì sempre su Palermo-Roma questo doppio 69. Allora dissi, ragazzi, proviamo. 54, 69, 90. Sono numeri che ovviamente devono uscire su quelle due ruote. Sono passati tanti colpi, questa previsione è iniziata a girare a destra e a sinistra su tutti i gruppi, ma ripeto, come giusto che sia, perché quando uno dà una previsione, regala una previsione su YouTube, tutti quanti possono prenderla e postarla sui loro gruppi, assolutamente non c'è nulla di male. Succede che questi numeri non escono. Non escono. Ma quando vedete che i numeri non escono, ok? Come ho sempre detto, per me la previsione si rafforza. Si rafforza. È vero che molta gente è abituata a giocare e a vincere a colpo, ma è anche vero che certi personaggi fanno il gioco delle tre carte. E dopo ve lo spiego qual è il gioco delle tre carte. Allora, passano i colpi. Un bel po' di colpi e proprio su Palermo esce 54 e 90 col 66 vertibile del 69, ma non guardiamo il 66. 54 e 90, sono passati un bel po' di colpi. Ma questi erano numeri che il quadro estrazionale ci aveva detto. Torniamo indietro. Adesso la stessa identica cosa sta succedendo su Genova-Milano.
Il 24 giugno, doppio 66 su Genova-Milano. Due colpi dopo, doppio 36 su Genova-Milano, anche se il 36 è già sortito due volte. Nella strazione di venerdì, Genova-Milano, doppio 44. Adesso, siccome noi non facciamo il gioco delle tre carte, e dopo vi spiego qual è, questi tre numeri potrebbero sortire o in ambo in terzina o in terno secco, perché 66 ancora non si è visto, il 36 è uscito due volte, perciò vuol dire che è frequente su Genova Milano, il 44 uscendo in quinta posizione è forte, ok? Ma questo vuol dire che questi sono i numeri che il quadro istruzionale ci offre. Possiamo vincerli a colpo dopo due colpi, tre colpi, ma è una previsione che chi vuole, giocando un euro ambo, un euro lambetto, un euro il terno, e se la porta avanti ed è costante, questi sono vincite quasi certe, come il 54 e 90. Poi ripeto, possono uscire a colpo dopo due colpi, oppure possono uscire anche dopo 8, 9, 10 colpi. Ok? Questi per tutti quelli che mi chiedono sempre le previsioni in regalo. Detto ciò, qua non facciamo il gioco delle tre carte. Vi spiego qual è il gioco delle tre carte. È molto semplice. Potrei farlo anch'io e vi faccio vedere una vincita ogni estrazione. Ok? Poi adesso, vabbè, lasciamo perdere, non voglio più parlare di niente. Mi chiama Tizio e gli do 10 e 90. Mi chiama Caio e gli do 7 e 70. Mi chiama Fabrizio e gli do 15 e 50. Mi chiama Paola e gli do 25 e 52. Mi chiama Alfonso e gli do 8 e 80. Mi chiama Gaetano e gli do 9 e 90. Io raggiungo ad avere 20-25 persone che hanno una previsione diversa, una previsione diversa da ognuno. Cosa vuol dire? Che io ho 25 previsioni in gioco. Questo si chiama il gioco delle tre carte. Io vengo alle 19:55 e sono sicuro che una delle 25 previsioni, o lambo, o lambetto a tre numeri, o lambo in quartiere, esce. Avete capito? Questo si chiama il gioco delle tre carte, cosa che noi non facciamo. Perciò, vincere ogni estrazione, ma bisogna vincere ogni estrazione con una previsione, no col gioco delle tre carte. Perché poi il popolo parla e quando il popolo parla dice la pura verità. Perché il gioco delle tre carte, che succede? Che su 25 persone una sarà contenta e 24 no. Io poi vengo in video e vi dico: ragazzi, oggi ho vinto questa previsione qua. Gli altri vinceranno nei prossimi colpi. Da lì si capisce che la previsione non è una. Ok? Questo si chiama gioco delle tre carte. Perciò, e vi ripeto, questo lo state dicendo voi, non lo dico io, quando il popolo parla dice solo la verità. Perciò è normale che da questa parte io vengo con una previsione, se esce, vince il popolo veramente in massa, da qualche altra parte fanno vincere ogni estrazione, che ovviamente loro non giocano. Loro non giocano, ok? Loro non possono giocare 25 previsioni. È normale, ok? Però questo per farvi capire, noi che non facciamo il gioco delle tre carte, questo è un trucchetto per
State giocando una vostra previsione, siete abbonati con qualsiasi persona? Perfetto, giocate, giocate la vostra previsione. Ma queste cose qui nel tempo escono tutte, come il 54,90. Era una previsione. Un euro ambo, un euro terno, so 2 euro. Giusto? Si spende 4 euro. Toh, 4 euro di giocata. Le portiamo avanti e questi sono i risultati. Genova-Milano, quel doppio 66, 36, 44 farà la stessa fine, farà la stessa fine del 54,90. Io l'avevo messa qua. Fortuna che scrivo tutto, ma vi ripeto, siccome le previsioni che noi, non solo io, postiamo su YouTube vengono portate su tutti i gruppi, c'è anche la possibilità che queste cose qui, vedete dove avevo scritto io? 54,90. Ok? Su Palermo-Roma, perché l'avevo preso da quel quadro estrazionale e il 54,90 è uscito. Poi è normale, arriva quello furbo furbo. Dice, ma guarda, il 54,90 sono già parecchi colpi che Maurizio l'ha dato, non è ancora uscito, sai che c'è? Lo metto nel mio gruppo. Escono due o tre colpi, boom! 54,90. Ho fatto vincere al terzo colpo, pur sapendo che questa previsione l'avevo data io tempo fa. Poi ovviamente la gente è furba. Quando dice la previsione, Madonna, questa non è ancora uscita. Il 90 e due o tre estrazioni che non esce, fammi vedere, fammi dare sta previsione sul mio gruppo che Maurizio aveva dato tempo fa, 54,90, preso in pieno. E così sembra che gli altri vincono ogni due o tre colpi o a colpo, ok? Perciò lo sto dicendo adesso, se trovate qualche previsione su Genova-Milano col 66, 36, 44, non viene nient'altro che da questa che vi ho fatto vedere adesso. Va bene? Questo è un piccolo trucchetto che potete tranquillamente constatare voi e soprattutto se avete la costanza, portarvi a casa queste previsioni che ogni tanto io metto su YouTube, poi tardano qualche colpo, ma poi alla fine escono tutti. Luglio in festa, Bari-Cagliari, Bari-Palermo-Roma, ne vedremo delle belle. Dal capitano è tutto, un grosso besos.